Perdita della memoria, confusione con i tempi o i luoghi, difficoltà nel parlare, nello scrivere. Sono solo alcuni campanelli d'allarme del morbo d'Alzheimer, una malattia che provoca un lento declino della capacità di memoria, del pensare e del ragionamento. Si è parlato di questo durante l'incontro organizzato dall'Associazione Familiari Alzheimer, che alla Casa delle Culture e del Volontariato di Via Xiboli ha visto la partecipazione dei volontari dell'Associazione Nissena, che ospita 35 utenti con demenze. Uno degli scopi della nostra associazione è quello di sensibilizzare le persone e per quanto possibile aiutarle in quello che è il percorso della malattia. Infatti, proprio il titolo della conferenza di oggi è Convivere con la malattia, conoscerla per affrontarla. E noi cerchiamo di dare quelle piccole soluzioni per affrontare questa malattia e per cercare anche di dare supporto a chi si prende cura dell'ammalato, che è la cosa principale, perché alla fine chi si prende cura dell'ammalato è quello che soffre in prima persona. Sì, è vero, l'ammalato ha una patologia. Però il vedersi spegnere una persona che fino a qualche anno prima o mese prima era perfettamente cosciente, era perfettamente viva, e vedersela spegnere giorno per giorno con la perdita di memoria, di mobilità e quant'altro, per il familiare è parecchio debilitante, si rischia la depressione. E noi insomma cerchiamo di dare quel minimo di aiuto, di supporto morale soprattutto, proprio per affrontare al meglio questa malattia. Come convivere con la malattia, conoscerla per affrontarla è l'impegno costante dei volontari Maria Assunta Malfitano, psicologa dell'associazione, e Sebastiano Scocco, terapista occupazionale, che accompagnano quotidianamente pazienti e familiari nelle delicate fasi della cosiddetta malattia dei ricordi. Questo percorso è molto delicato perché coinvolge sia il paziente sia la famiglia a 360 gradi, perché coinvolge la persona sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico. Quindi è importante fare un lavoro in un doppio versante, dal punto di vista del paziente, con tutte le terapie a disposizione per poter mantenere il quanto più possibile un adeguato livello di funzioni cognitive. Quindi questo è importante perché ricade sulla qualità di vita della persona. Ma la persona è sempre inserita in una relazione, quindi è molto importante anche prendersi cura del caregiver. Le terapie non farmacologiche sono delle terapie appunto che vengono somministrate al centro diurno Alzheimer, come anche negli altri centri diurni, in cui ci si prende cura di pazienti con la malattia di Alzheimer. E sono delle terapie che vengono somministrate da un'equipe multidisciplinare che è formata dal dirigente medico, dalla psicologa, fisioterapisti, terapista occupazionale, logopedista, personale OSE, che servono appunto per mantenere il paziente, accompagnare il paziente in questo decorso della malattia.